Torna l'appuntamento con Voci da Cilento, bentrovati a tutti voi cari amici. In primo piano la storia di Giuseppe Giordano, un imprenditore che ha avuto successo in Cile, in realtà però è originario di Roccadaspide. Infatti nel lontano 1954, all'età di 22 anni, decise di lasciare la sua terra natia per recarsi appunto in Cile, dove ha riscosso grande successo. È tornato al suo paese, Roccadaspide, per una tanto attesa vacanza nella sua amata terra, prima di ritornare a Santiago del Cile, la sua seconda patria che gli ha regalato gioie e successi. L'imprenditore Giuseppe Giordano in Cile ha aperto una rinomata pasticceria che oggi dà lavoro a numerose famiglie ed è grato a quella terra che gli ha dato tanto, ma non ha mai rescisso il legame con la sua Roccadaspide, dalla quale partì appena 22enne nel 1954 per approdare in un mondo nuovo dove, dice, non c'era spazio per la nostalgia, ma solo per il lavoro. Quello che più in questo momento io mi sento felice è che in Cile ci sono 28 famiglie che rispettano e vogliono bene all'italiano Don José. Dopo una vita di sacrifici e di successi, però, ho sentito la necessità di compiere un viaggio a Roccadaspide, di cui conserva ricordi indelebili. E quest'anno è la prima volta, dopo 62 anni, è la prima volta che sono venuto. Dal primo dell'anno ho detto quest'anno vado alla festa di Santa Simforosa, era una cosa che mi sentiva, mi mordeva dentro perché non potevo venire. Ma oltre al ricordo, Giuseppe Giordano tiene vivo il legame con il paese che gli ha dato i natali, dove hanno studiato e lavorato i suoi due figli, anche frequentando un'associazione campana che segue a distanza l'Italia e che gli permette di parlare perfettamente, oltre al cileno, anche l'italiano. Noi in Cile ci abbiamo, un'associazione campana dove si riuniscono tutti i campani. E poi uno sente, l'Italia gioca al football, i miei nipoti, anche i miei nipoti stanno lì alla televisione a guardare, soffrono quando l'Italia non può arrivare, quel senso di italianità in Cile, perlomeno noi cerchiamo di mantenerlo sempre, sempre attivo. Una storia che ha profondamente colpito anche il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, che ha intenzione di consolidare formalmente in futuro l'amicizia con l'imprenditore rocchese per evidenziarne gli importanti valori a cui si è ispirato durante la sua vita. Stiamo pensando, proprio per la sua volontà di ritornare sistematicamente nella sua terra natia, di dargli un riconoscimento che poi è un riconoscimento doveroso per quello che lui è riuscito a realizzare in Cile, dove è titolare di una delle più famose pasticcerie a Santiago con un numero di dipendenti considerevoli. Per quello che lui è riuscito a trasmettere proprio come persona, come uomo, sul piano umano, sul piano dei rapporti umani, e quindi stiamo pensando di riconoscergli il giusto tributo ad una vita fatta di lavoro, fatta di sacrificio, fatta di grande rispetto per le persone, per i dipendenti, per la sua terra di origine. Quindi sicuramente il tratto del riconoscimento di un uomo di valore c'è, e noi sicuramente andremo in questa direzione. Questa dunque è la storia di Giuseppe Giordano, rocchese di origine ma cileno d'adozione. Sulla sua storia ritorneremo anche nelle prossime puntate, perché vi proporremo l'intervista integrale. Ma intanto cambiamo argomento e parliamo della sagra del Fusillo Felittese, in programma nei giorni dal 13 al 23 agosto a Felitto. Angelo Vilardi, presidente della Proloco di Felitto, fervono i preparativi per una nuova edizione della sagra del Fusillo di Felitto. Sì, quest'anno l'associazione Proloco abbiamo raggiunto il 41esimo anno della sagra del Fusillo. Come ogni anno qui a Felitto, al centro del paese, facciamo questo bellissimo evento e proponiamo il nostro piatto tipico, che è il Fusillo Felittese. Ricordiamo anche le date. Quest'anno la sagra sarà dal 13 al 23 agosto, 11 giorni di piena allegria, divertimento e di tutto e di più. Oltre al Fusillo si potranno degustare anche altre specialità locali. Sì, avremo dei prodotti tipici di Felitto, quindi dal salume al formaggio, buon vino, e in più avremo ogni sera delle bellissime serate qui a Felitto.
Quali sono gli artisti che si esibiranno? Quest'anno avremo l'apertura della manifestazione, quindi il 13 agosto, Piera Lombardi, una grandissima cantante cilentana, poi avremo due gruppi di Felitto, quindi avremo in Comitiva e Nova Felix. Poi andrà avanti con una band di Ivano De Simone con Ivan e Cristiano di Made in Sud, poi avremo le bravissime ninfe della Tamurre e chiuderemo con il campione mondiale di Ivano De Simone. Questa sagra è l'occasione per valorizzare le risorse di questo paese, in primis l'oasi di Remolino, ma poi c'è anche la piscina, tanto per fare due esempi. Sì, qui ormai Felitto lavora in sintonia con tutti, quindi lavoreremo con le oasi di Remolino e soprattutto con i ragazzi del Forum dei Giovani che gestiscono ormai da diversi anni la piscina comunale. Tra le novità, il riciclo creativo. Sì, quest'anno un nuovo progetto dell'Associazione Proloco che porta avanti da quest'anno con il riciclo di prodotti che vengono fatti all'interno anche della sagra, ma non solo, e quindi avremo degli artisti che stanno preparando dei progetti e delle opere con i prodotti di riciclo. Per informazione al www.prologofelitto.it oppure al 366 41 53 398. Angelo Vilardi, presidente della Proloco di Felitto, faceva riferimento alla serata d'apertura della sagra affidata a Piera Lombardi. Noi abbiamo avuto l'occasione di incontrare e di intervistare l'artista cilentana in occasione della Notte Bianca di Castel San Lorenzo, altro evento di successo. Si diffonde sempre di più la musica popolare, soprattutto nel corso degli eventi di questo periodo. Sagre, concerti, ma anche iniziative culturali sono contraddistinti dalla musica popolare, specialmente quella cilentana, che riesce a coinvolgere giovani e meno giovani per le sue sonorità e i suoi ritmi, ma anche per le tradizioni del passato alle quali richiama. E proprio per le sue sonorità e per i ritmi coinvolgenti registra sempre grande successo l'artista cilentana Piera Lombardi, che da tempo sta portando in giro per l'Italia e anche all'estero la musica cilentana e meridionale in generale, constatando in ogni occasione che il dialetto diventa uno strumento e non più un limite, come forse era in passato, per trasmettere il messaggio proprio della musica. Fondamentalmente il mio progetto nasce come idea di rivisitazione, di riarrangiamento e rilettura della musica che mi appartiene, che è quella cilentana, essendo io cilentano ovviamente parte da lì. Però il discorso del mio progetto è un po' più ampio, nel senso che spazia anche in quella che è la musica del meridione d'Italia, sempre rivisitata e rivista un po' a modo mio, a modo nostro, per come ci piace in base alle nostre corde. Andare a toccare quella che è la tradizione, lasciando anche un po' intatti diciamo, la radice culturale, musicale, tradizionale di questi brani, però vestendola così come piace a noi, insomma ci siamo presi questa libertà e ci piace continuare a fare così. È modo per portare proprio il Cilento e il Meridione in generale, le sue tradizioni fuori anche dall'Italia, perché tu sei poi apprezzata grazie alla tua arte e alle tue capacità anche all'estero. Sì, devo dire che ho avuto la fortuna, grazie a questo progetto, a questo lavoro, di girare veramente tanto, 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 e ho visto insomma, ho avuto la possibilità di confrontarmi con delle realtà completamente diverse dalla nostra, cioè il Nord Europa, il Nord America, il Sud America, insomma, e la cosa straordinaria, quello che mi ha arricchito molto, è la risposta, perché la cosa importante, quello che mi piace sempre sottolineare, che il progetto è in lingua dialettale, quindi in cilentano quando cantiamo il Cilento, in pugliese, chiaramente il mio pugliese, per carità, quando cantiamo i canti che arrivano da quella splendida terra, il calabrese, il siciliano, insomma eccetera. Però la cosa che mi ha colpito e mi ha arricchito appunto è l'idea che è stata accolta molto e che il dialetto è diventato uno strumento insieme a tutti gli altri, cioè non è stato un limite, ma è stato da ormai quasi 15 anni, insomma, una piccola chiave di lettura per far arrivare dei suoni che proprio attraverso la lingua forse arrivano in maniera diversa, non lo so, i colori, sai, le problematiche anche di una terra, anche nelle cadenze del dialetto, secondo me si raccontano molte cose.
E questo era l'ultimo servizio per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it. Naturalmente vi ricordo che trovate in questi giorni sul nostro portale anche il mensile Voci dal Cilento in formato PDF. Vi ricordo che potete trovarci e cercarci anche su Facebook, Twitter e YouTube. Infine vi ricordo la nostra email, come di consueto, info@vocidalcilento.it. Grazie per l'attenzione e a presto.